Dice la Bibbia nel Vangelo di Matteo, capitolo 5. Die Bibel sagt im Evangelium von Matthäus im Kapitel 5. Al verso 8 Gesù Cristo dice: in Vers 8 sagt Jesus: Beati puri di cuore perché essi vedranno Dio. Glückselig sind die, die ein reines Herz. Amen. Questa è la parola di Gesù Cristo. Alleluia. Das Wort von Jesus Christus. La parola della vita. Das Wort vom Leben. La parola della salvezza. Das Wort der Rettung. La parola della verità. Das Wort der Wahrheit. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Tu hai bisogno di ascoltare la parola del Signore. Du hast es nötig, das Wort Gottes zu hören. Popolo della Germania, Gesù Cristo è l'unica salvezza. O Bevölkerung von Deutschland, Jesus Christus ist der einzige Weg der Rettung. Gesù Cristo è l'unica verità. Jesus Christus ist die einzige Wahrheit. Popolo della Germania. O Bevölkerung von Deutschland. Non essere ribelle. Sei nicht rebelle. Non essere incredulo. Sei nicht ungläubig. Non essere materialista. Sei nicht materialistisch. Ricordati di Gesù Cristo risorto. Amen. Erinnere dich an Jesus Halleluja. Christus, der Auferstandene. Chi ha orecchi da udire oda, Germania. Gesù Cristo è il re dei re. Jesus Christus ist der König der Könige. Gesù Cristo è il pane della vita. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Gesù Cristo è la luce della verità. Jesus Christus ist das Licht der Wahrheit. Gesù Cristo è il Messia. Jesus Christus ist der Messias. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Popolo della Germania, non ti dimenticare di Gesù Cristo. Bevölkerung von Deutschland, vergiss Jesus Christus nicht. Perché Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Weil Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. L'unico che ci può portare nel regno dei cieli. Der einzige, der uns in das Himmelreich bringt. L'unico che ti può dare la vita eterna. Der einzige, der uns das ewige Leben gibt. L'unico che può perdonare i tuoi peccati. Amen. Der einzige, der die Sünden vergeben kann. L'unico che ti può liberare dall'inferno. Der einzige, der von der Hölle si chiama Gesù Cristo. Er heißt Jesus Christus. Il figlio del Dio vivente. Der Sohn des lebendigen Gottes. La tua anima ha bisogno di Gesù. Deine Seele braucht Jesus Christus. Il tuo cuore ha bisogno di Gesù. Dein Herz braucht Jesus Christus. Non pensare solo alle cose terrene. Denk nicht nur an die irdischen Dinge. Non pensare solo al denaro. Denk nicht nur an das Geld. Al lavoro. An die Arbeit. Ai piaceri di questo mondo. An die Lüste dieser Welt. Non pensare solo ai divertimenti di questo mondo. Denk nicht nur an das Spaß, an das Vergnügen dieser Welt. Tu hai un'anima. Du hast eine Seele. Tu hai un'anima da salvare. Du hast eine Seele zu retten. Tu non sei solo un corpo che cammina. Du bist nicht nur ein Leib, der läuft. Non pensare solo alle cose terrene. Denk nicht nur an die irdischen Sachen. Germania, ricordati di Cristo. Deutschland, erinnere dich an Christus. Perché verrà una fine su questo mondo. Amen. Verrà un giorno del giudizio su questa terra. Es wird ein Tag. Alleluia. Germania, pentiti e abbi fede nel Signore Gesù. Deutschland, tu Buße und glaube an Jesus. Amen. Christus. Pentiti dei tuoi peccati. Bereue deine Schuld. Oh, Alleluia. E ricordati del Figlio di Dio. Und gedenke an den Sohn Jesus Christus. Che morì sulla croce. Amen. Alleluia, Signore. Gesù morì sulla croce. Gloria a Gesù. E quando lui era sulla croce. Er war am Kreuz für dich. Lui gridava e diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Und er schrie: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Quando Gesù Cristo era sulla croce, lui gridò e disse: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Als Jesus am Kreuz hing, schrie er laut und sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie Nel tun. Nel dolore della morte, Gesù gridò. Im Schmerz des Todes schrie Jesus:
Ecco perché anche noi stiamo gridando la sua parola. Auch deswegen schreien wir auch hier heute das Wort Gottes. Perché la sua parola è l'unica Amen. Speranza per questo mondo. Weil das Wort Gottes die einzige Hoffnung ist für diese Welt. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Der Himmel und die Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen. Amen. E tu hai bisogno della parola di Dio nel tuo cuore. Und du brauchst das Wort Gottes in deinem Herzen. Halleluja. Tu hai bisogno di conoscere la verità prima che sia tardi. Du benötigst die Wahrheit zu erkennen. La tua anima ha bisogno di Gesù. Deine Seele braucht Jesus. Io vorrei saper parlare il tedesco per predicare ancora più forte. Ich würde gerne Deutsch kennen, damit ich lauter predigen könnte. Perché questo Vangelo si deve predicare in tutte le nazioni. Weil dieses Evangelium in alle Nationen gepredigt werden muss. Alleluia, il Vangelo di Cristo si deve predicare a tutti i popoli. Das Evangelium von Jesus muss in allen Völkern gepredigt werden. Perché in ogni nazione ci sono delle anime perse. Weil in jeder Nation verlorene Seelen sind. Amen. In ogni nazione ci sono dei peccatori perduti. In jeder Nation gibt es verlorene Sünder. Peccatori che hanno bisogno di Gesù. Sünder, die Jesus brauchen. La tua anima ha bisogno di Cristo. Deine Seele braucht Jesus. L'unico che può purificare il tuo cuore si chiama Gesù Cristo. Der einzige, der deine Seele reinigen kann, heißt Jesus Christus. Affinché con un cuore puro tu puoi entrare nel regno dei cieli. Damit du mit einer reinen Seele, mit einem reinen Herzen in das Himmelreich reingehen kannst. Dove andrà la tua anima dopo Amen. Questa vita passeggera? Halleluja. Wo wird deine Seele nach diesem vorübergehenden Leben gehen? Dove andrà la tua anima dopo la morte? Gloria Dove a Gesù Cristo. Seele nach diesem Leben gehen? Gloria in questo Gesù. Mondo la nostra vita è passeggera. In dieser Welt ist unser Leben vorübergehend. Popolo della Germania. Bevölkerung von Deutschland. Ricordati di Gesù. Gedenke an Jesus. Halleluja, Amen. Il Nazareno. Der Nazarener. Il Re dei Re. Der König der Könige. Il Figlio di Dio. Der Sohn Gottes. Questo mondo sta andando verso una fine. Diese Welt geht zugrunde. Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Die biblischen Prophezeiungen erfüllen sich. Amen. L'umanità sta già entrando nei giorni dell'Apocalisse. Die Menschheit geht in Richtung der Apokalypse, der Offenbarung. Ecco perché bisogna credere nel Figlio di Dio. Deshalb ist es nötig, an den Sohn Jesus Christus zu glauben. Bisogna credere nel Signore Gesù Cristo. Wir müssen an den Sohn Jesus Christus glauben. La Bibbia dice. Die Bibel sagt. Pentitevi e convertitevi. Tut Buße und bekehrt euch. Pentitevi dei vostri peccati e credete al Vangelo. Bereut eure Sünden und bekehrt euch zum Evangelium. Credi nel Signore Gesù. Glaub an den Herrn Jesus Christus. Che morì sulla croce per salvare la tua anima. Der am Kreuz gestorben ist, um deine Seele zu retten. Egli morì per amore. Er starb am Kreuz aus Liebe zu dir. Della tua anima. Für deine Seele. Per salvarti dall'inferno. Um dich von der Hölle zu retten. Per farti avere un cuore puro. Um ein reines Herz zu bekommen. Perché l'unico che può purificare i nostri cuori dal peccato si chiama Gesù. Weil der einzige, der dich retten kann und erlösen kann von deinen Sünden, heißt Jesus Christus. Amen. Amen. Dice la Bibbia che Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Die Bibel sagt, Amen. Dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist, das fähig ist. Die Sünde hinwegzunehmen. E Gesù Cristo vuole togliere il peccato dal tuo cuore. Und Jesus Amen. Will auch die Sünde von deinem Leben wegtun. Gesù Cristo ti vuole liberare dal male. Jesus Christus will dich von der Boshaftigkeit trennen. Gesù Cristo ti vuole liberare dalla schiavitù. Jesus Christus will dich von der Sklaverei befreien. Perché chi fa il peccato è schiavo del peccato. Weil wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Così dice la Bibbia. So sagt die Bibel. Che le persone che vivono nel peccato sono schiavi
di quella condizione. Ma Gesù Cristo è venuto dal cielo. Amen. Per liberare i prigionieri. Obrigado, Gesù. Per aprire gli occhi dei ciechi. Grazie, Gesù. Den Blinden die Augen zu öffnen. Per guarire gli infermi. Die Lahme zu heilen. Per illuminare il cuore dell'umanità. Die Herzen der Menschheit zu erleuchten. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Jesus Christus derselbe gestern, heute und